Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Oggi il Signore ci fa fermare l'attenzione sulla preghiera del Padre Nostro, che è una, purtroppo, come tutte le cose che sappiamo a memoria e che diventano abitudinarie. Io penso che quasi mai ci gustiamo il Padre Nostro quando lo recitiamo, perché l'abbiamo detto talmente tante volte che purtroppo questo è quasi inevitabile. Lo ripetiamo a pappagallo, purtroppo normale. Ecco. Però nel momento in cui lo leggiamo nel Vangelo abbiamo anche l'occasione per rifletterci, perché Gesù è molto chiaro: non sprecate parole come i pagani. Cioè, quando noi facciamo il Padre Nostro una preghiera di domanda, non è che Dio non le sa le cose di cui abbiamo bisogno. Cioè non è che tu vai, è come se tu vai da un cristiano, cioè bisogno della cosa glielo devi dire perché lui non lo sa. Dice, dammi questa cosa, fammi questa cortesia, Dio lo sa già. E il problema è che noi, come dice San Paolo, non sappiamo che cosa sia bene chiedere al Signore. Sapete quando c'è una malattia? Bisogna chiedere la guarigione oppure no? O bisogna chiedere che questo soffra esattamente, che faccia la volontà? Non sappiamo. Allora Gesù nel Padre Nostro ci dà, come dire, le intenzioni di preghiera, che sono sette. Ci sono sette cose che si possono chiedere a Dio. Non una di più, non una di meno, un numero santo è sette. E Sant'Agostino dice, dunque anche, come dire, cambiare le parole. Quindi chi si preoccupa che la nuova versione italiana del Padre Nostro dice, basta che dici le stesse cose. Quindi, se tu dici, non dici sia santificato il tuo nome, ma dici, Signore fa che io diventi santo, oppure fa che mio marito diventi santo, benissimo. Questa è la prima cosa da chiedere per chiunque. Oppure fa che si converta dai peccati, è la stessa cosa, che diventa la stessa cosa, è un'altra parola. Che venga il regno di Dio, che venga il regno di Dio dovunque, nel mio cuore e dappertutto. Che sia fatta la sua volontà, attenzione, non soltanto semplicemente seguendolo come soldatini, ma con la perfezione con cui si fa il paradiso, così ci pensiamo poco. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ma come la fanno in cielo la volontà di Dio? Gli angeli e i beati, cioè leggete Santo Tommaso, cioè non è che la cioè c'è proprio un assoluto unisono, d'accordo? Cioè la volontà di Dio e i santi e gli angeli sono flussi, cioè non sanno fare nient'altro che quello che Dio vuole. Hai capito che cioè, uno sta male, che si faccia la volontà di Dio? Ma da stare male 30 anni, e sta male 30 anni, se quella è la volontà di Dio, benissimo. Sia per gli altri che per noi, a letto non a noi è un po' più difficile questa preghiera. Il pane quotidiano, in questi giorni nel breviario c'è il commento al Padre Nostro di San Cipriano, terzo secolo, uno dei padri della Chiesa africana, un grande martire. I primi cristiani, dacci il nostro pane quotidiano, che cos'è secondo voi? L'Eucaristia. L'Eucaristia è sicuro, poi se non si mangia non fa niente, e infatti digiunavano molto più spesso di noi. Il quarto e il sesto giorno digiunavano sempre, mangiare. Tanto mangia l'anima, poi il corpo di Dio lo vede. È chiaro che dentro il pane quotidiano ci sono anche tutto quello che è necessario alla vita temporale. Necessario. Quindi, le cose necessarie Dio le dà. L'ha detto, non vi preoccupate della vostra vita, di quello che mangerete, di come vestirete. Non è mai nessuno morto né di fame né di freddo tra i discepoli di Gesù, nessuno. Ma anche se fai 10 figli muori di fame né di freddo, i soldi non ci stanno, piovono dal cielo, non ti preoccupare, d'accordo? Perché le cose necessarie ci pensa nostro Signore. Il nostro Signore non pensa alle cose in più, ma quello necessario l'ha detto, te lo dà. Poi bisogna che ci ricordiamo che siamo peccatori e che abbiamo bisogno che i nostri peccati siano rimessi. Perché San Paolo scrive, se anche tu non sei consapevole di colpa alcuna, non ti credere che sei giustificato, né che sei santo. Perché non essere consapevole non vuol dire non farli. Perché può darsi che tu un sacco di cose, anzi senza può darsi, nessuno sa rabbi, sicuramente le fai e non le vedi. Perché nei libri sapienziali che continueremo a commentare tra poco c'è scritto, proprio nel Siracide che lo troveremo scritto quando ci arriviamo, che il giusto pecca 7 volte al giorno. Il giusto, figuriamoci che ancora la giustizia è già arrivata. E i peccati sono rimessi nella misura in cui dimentichiamo a chi ha fatto qualcosa di male contro di noi. E poi Gesù dice, con la grossa, se non rimetterete agli uomini le loro colpe, il Padre non ne perdona voi.
Non ci possiamo presentare davanti al Signore se non abbiamo perdonato di cuore qualunque cosa che abbiamo fatto, anche la peggiore di questo mondo. Perdonate sempre, tutto, tutti e a tutti. D'accordo? E poi non ci indurre in tentazione, questa è la frase incriminata. Voglio sapere che sarà cambiata la traduzione italiana. Cioè. Non abbandonarci alla tentazione, i padri della Chiesa dicono questa cosa, noi chiediamo al Signore due cose. Primo, che se possibile tenga il diavolo lontano da noi, perché più la larga sta è meglio. Io personalmente dico, meno lo vede meglio sto, è detto proprio a me e a voi. Ma se il nostro Signore permette che il diavolo ci tenti, e a volte lo fa per il nostro bene, dammi la forza di vincere, combattere e vincere. Questo si chiede con questo fatto. Di che stia alla larga, ma se il nostro Signore permette che viene dalla strada qui e te lo supporti, combatti e vinci da eroe, il Signore ti aiuterà. E poi liberaci dal male. Io scherzando recentemente dicevo, chi si preoccupa che magari la cintura in tentazione sarà proprio paura di quest'altro, perché un giorno o l'altro cambieranno pure questa, perché il testo greco dice liberaci dal maligno, quindi via. È chiaro che siccome, perché si può dire dal male? Perché cosa dice la dottrina della Chiesa? Qual è l'origine e la causa di tutti i mali, di tutti? È peccato, ma chi è il peccatore fin da principio? Chi è stato il primo peccatore? Non è stato il poraccio d'Adamo, e noi siamo poveri uomini, siamo mica così perfetti come gli angeli, è stato un angelo. Quindi dal peccato di Lucifero, dal peccato di tutti gli angeli ribelli, poi Lucifero ha indotto il peccato di un uomo, dal peccato dell'uomo di non dimare sulla terra. Quindi possiamo dire liberaci dal male, perché prima ci liberi dal diavolo, possibilmente, d'accordo? Poi ci liberi da ogni peccato. Vi ricordate, visto che durante la messa non si dice Amen al termine del Padre Nostro, perché? Perché il sacerdote riprende l'ultima petizione del Padre Nostro, ci avete fatto caso? Liberaci, o Signore, da tutti i mali, perché c'è sta il male più grave di tutti, che è il male morale, che è il peccato. C'è anche il male psicologico, c'è la depressione, c'è il male fisico, c'è il male economico, quando uno guarda, quindi tutte quante le forme di male possibili immaginabili, noi chiediamo al Signore che ci liberi, però andando dal più grande al più piccolo, perché il nostro Signore permette dei mali inferiori, tipo quelli fisici, perché siamo preservati, perché ci convertiamo da quelli più grandi che ci portano all'inferno, che sono i mali morali, i peccati. Basta per oggi una omelia del giorno feriato, vedete quanto è bello il Padre Nostro, che voglio veramente meditarlo in continuazione.